Ormai questo. Il 28 aprile del 1963 si vota per le politiche. Il vero problema è che lo sviluppo economico è stato sinora regolato essenzialmente dalla dura legge del profitto, dell'interesse del grande capitale e dei ceti privilegiati. Il popolo ha lavorato forte. Il ritmo del lavoro nelle officine è diventato così intenso che esaurisce un uomo nel corso di non molti anni, ma è accaduto come per le api dell'amaro verso col quale Virgilio accusava i profittatori dell'opera sua. Ricordate, voi fate il miele o api, ma sono altri che lo godono. Profitti dei grandi capitalisti alle stelle. Il socialismo è la nostra meta. Noi non lo nascondiamo. Vogliamo una società nuova, fondata sulla fine dello sfruttamento, sulla solidarietà e fraternità di tutti gli uomini, sulla loro eguaglianza sociale, sull'accesso di tutti al benessere, alla cultura, alla gestione economica politica del potere e sulla pace. Per questo lavoriamo e combattiamo. Ed oggi per la nostra patria ciò che vogliamo è una svolta sinistra per un'avanzata democratica, secondo le linee previste dalla nostra Costituzione, secondo i principi che essa sancisce e che aprono al popolo italiano la speranza, ove siano applicati, di un luminoso avvenire, di progresso, di libertà, di felicità.